marcia contro le restrizioni c'è stata più o meno ovunque in Nord Europa, Croazia, Irlanda del Nord, Svizzera. Qui ad esempio era ieri a Bruxelles, 35.000 persone sono scese per strada e dopo una prima parte pacifica la manifestazione è degenerata nella violenza. Risultato 44 arresti, 10.300 nuovi casi al giorno per il Belgio, che vede il tasso di occupazione di posti letto in ospedale ai massimi da maggio. Infatti da oggi il cuore dell'Unione torna a barricarsi contro il virus. La prima è l'Austria, 3 settimane di lockdown totale a partire da oggi. Fra 10 giorni si faranno i primi controlli sullo stato dei contagi e si valuterà se protrarre le misure oppure allentarle. Secondo gli ultimi dati, qui l'incidenza è arrivata a 1.000 casi ogni 100.000 abitanti. Il governo austriaco ha deciso infatti che renderà obbligatorie le vaccinazioni contro il Covid a partire da febbraio. Solo il 66% degli austriaci è completamente vaccinato, uno dei tassi più bassi dell'Europa occidentale. Invece in Germania, di fronte all'impennata dei contagi e il basso tasso di vaccinazione anti-Covid, fermo al 68%, i politici stanno discutendo se rendere l'immunizzazione obbligatoria, come deciso da Vienna. Anche la Grecia sta cercando di convincere i non vaccinati. Il primo ministro Mitsotakis ha annunciato una serie di nuove restrizioni per chi non è immunizzato: divieto di ingresso nei bar, ristoranti, cinema, teatri, musei e palestre, anche con test negativo. Situazione analoga in Slovenia, dove da oggi chi non è vaccinato non avrà accesso ai negozi e centri commerciali non essenziali e non potrà partecipare a qualsiasi evento pubblico.